Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi facciamo la comparazione tra l'Echo Dot di quarta generazione e di quinta generazione. Quali sono? Facile. Vi ho dato un aiuto all'inizio. Allora... Sapevo che volevi farvi indovinare. Vabbè. Partiamo subito a livello estetico. Sembrano simili e non per niente dico simili perché cambia il diametro. Su quello nuovo di quinta generazione abbiamo 4,4 cm contro i 4,1 della quarta generazione. Altro cambiamento nella parte posteriore. Cosa manca? Cosa manca? Hanno tolto il jack audio. Quindi da questo momento in poi con quinta generazione ci si può collegare una fonte esterna audio solo tramite Bluetooth. E tutti gli accessori magari che avevate acquistato per la quarta generazione, tipo esistono le batterie, le portatili, le basette e quant'altro, purtroppo adesso non avranno più compatibilità con quelle di quinta generazione. Esatto. Altra cosa che andiamo subito a notare è il display. È molto più definito quello di quinta generazione grazie ai punti LED aumentati per il 5x21. E questo fa sì che possiate avere molte più informazioni sul display quando andate ad ascoltare una canzone, quando fate partire un timer o quando chiedete il meteo, ad esempio, che vi dà tutte le temperature in più il simbolo del meteo di quel momento. Quindi se ci sarà il sole, verrà fuori il sole o la nuvoletta, eccetera, eccetera. Altra differenza importante, diciamo, come cambiamento, è che l'Echo Dot di quinta generazione presenta il sensore touch sulla parte superiore. Per esempio adesso faremo partire un timer di 5 secondi e anziché star lì a dargli il comando di stopparsi, potremo con la mano andarlo a bloccare. Questa funzione si può utilizzare anche con le sveglie. Con le sveglie, sì, con le sveglie, oppure per mettere in pausa i brani che state ascoltando. Timer 5 secondi. 5 secondi, a partire da ora. Quindi toccando la parte superiore, qui è posto il sensore, verrà bloccata il timer. Stessa cosa si può fare, come sul precedente, anche con il comando vocale. Esatto. Poi invece punti che sono rimasti in comune, quindi non sono cambiati, è il sensore di luminosità, quindi andando ad appoggiare sopra la mano, molto più reattivo quello di quinta generazione, un po' più lento quello di quarta generazione. E poi cosa fondamentale, la parte audio. Hanno veramente fatto un ottimo lavoro. Allora, non siamo ai livelli dell'Echo quello grosso, però già tra la 4 e la 5 c'è una grossa differenza. Quindi se voi volete acquistare un Echo Dot per quanto riguarda la parte audio, sicuramente vi diciamo di acquistare questo di quinta generazione, anche perché adesso su Amazon è in offerta, una grossa offerta fino al 28 novembre, quindi se avete una mezza intenzione sbrigatevi, perché lo abbiamo preso apposta perché è quasi al 50% del prezzo. Stavo dicendo, abbiamo un audio che avvolge molto di più e dei bassi molto più profondi. E in più abbiamo la possibilità poi di connetterlo con magari una chiavetta Fire Stick. Se avete quella in HD potete addirittura utilizzarlo tipo Home Theater. Se invece avete una chiavetta base, una Fire Stick base, potete collegarlo col Bluetooth e aumentare l'audio del vostro televisore. Non stiamo a farvi sentire la differenza tramite i microfoni perché sarebbe inutile. Non è apprezzabile, abbiamo fatto la prova prima e registrandola, risentendola, non si capisce, sinceramente. Vi dovete fidare che è decisamente migliore quello di quinta generazione. Se invece volete acquistare un prodotto che ha un audio discreto e che comunque ha le peculiarità anche del 5, non tutte, tranquillamente potete andare sul 4. Altra cosa molto importante che adesso vi dirà Marco, c'è la possibilità implementata sia sul 4 che sul 5 degli ultrasuoni. Esatto, il rilevamento delle persone tramite gli ultrasuoni. Avevamo fatto un video, ma sarà quasi un annetto fa più o meno, quando se ne parlava e basta di questa tecnologia, che naturalmente era già sbarcata in America. Noi ne avevamo già parlato ed è arrivata in Italia anche con la quinta generazione, riportandolo anche sulla quarta, è arrivata. E magari ci faremo, se riusciamo, un video ad hoc, un attimino per
vedere qua. Sì, magari in maniera un po' più approfondita, perché quando ho presentato l'Echo Dot di quinta generazione ho già fatto vedere una routine, perché quando si entra nello specifico dell'ultrasuono, poi sotto nell'ultima voce dice vuoi creare una routine e ti guida passo passo. Altra cosa importante, c'è anche il rilevamento della temperatura. Ecco perché quando andiamo ad attivare la routine, su questo mi dirà anche che c'è la possibilità appunto di connettere una routine per la temperatura. Se per caso la temperatura in casa scende troppo e avete magari il termostato smart, avete la possibilità di far partire in completa autonomia il riscaldamento. Le caratteristiche di entrambi i prodotti comunque le trovate qui sul canale se volete vedere il video specifico del 5 o del 4, e questo era un metro di paragone per poter comparare i due prodotti. Parlando di prezzo, come vi dicevo nel video dedicato all'Echo Dot di quinta generazione, si parte da un prezzo di 69,99 euro, ma con lo sconto del Black Friday siamo a 39,99 euro. La versione con orologio. La versione con orologio. Se invece lo volete senza, si passa a 24,99 attualmente, adesso che stiamo facendo il video. Dopo il 28 novembre probabilmente torneranno al prezzo originario. Comunque qui sotto in descrizione vi lasciamo tutti i prodotti che pensiamo siano ottimi da poter acquistare, anche per avere magari un'idea come regalo natalizio per un amico che magari era un po' indeciso se entrare nel fantastico mondo del nostro assistente vocale. E grazie a questo Black Friday magari parte là e potete regalargli un assistente vocale e poter iniziare a godere di tutto questo. Magari metteremo anche dei link con dei bundle in modo tale che se gli regalate questo insieme a una lampadina o una presa smart possa iniziare a divertirsi un pochettino a creare, ad utilizzarlo. Perfetto, io direi che in sostanza altre differenze non ce n'è tra i due dispositivi. Però già la qualità audio vale sicuramente il prezzo. È nettamente migliorata. Assolutamente, veramente. Quindi se volete anche solo cercare una qualità audio veramente importante, magari anche da collegarlo col vostro telefono a sentirvi la musica, semplicemente questo, con una spesa veramente minima, perché è una cassa Bluetooth, la paghi anche di sicuro di più, di 24,99€, prendete la versione senza orologio e avete veramente un ottimo risultato. Bene ragazzi, io direi che per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao.